abbiamo attualmente tra il 30 e il 40% dei pazienti che sono ricoverati negli ospedali per acuti della regione che sono incidentalmente positivi e sono ricoverati per tutt'altro. Queste persone sono calcolate anche in Regione Lombardia ad oggi come ricoverati Covid, perché la regola prevede che se un paziente ha un tampone positivo viene inserito come ricovero Covid. Ok, e nel caso di decesso? Quello passa come un decesso Covid. Questo è quello che accade oggi in tutta Italia. Chiunque risulti positivo in ospedale viene conteggiato dalle regioni e quindi dall'Istituto Superiore di Sanità come degente Covid, senza nessuna distinzione tra chi è ricoverato a causa del Covid e chi è invece in ospedale per altre patologie, ma è risultato positivo al tampone di controllo. Una distorsione della realtà che almeno negli ospedali lombardi non esiste più. Sabato arriva in questo ospedale un paziente con una dissezione aortica. Va in sala operatoria, si opera, il tampone risulta positivo. La variante è Omicron. Questo è un classico paziente che non viene conteggiato. Cioè che voi non conteggiate. Che noi non conteggiamo e mi auguro tantissimi altri ospedali non conteggino. Quindi è un paziente che casualmente ha anche un tampone positivo. Se questo paziente fosse morto, cioè voi come l'avreste conteggiato? Assolutamente non è conteggiato come un paziente Covid perché nella causa di morte c'è la patologia prevalente. Non so se tutti fanno così. Ecco, il problema è proprio qui. Gli unici a fare una distinzione sono gli ospedali. I dati arrivano scorporati alle regioni, che però li rinviano a Roma senza distinguere tra diverse tipologie di positivi, come richiesto dal Ministero. A confermarcelo è la Direzione Generale Welfare della Lombardia. Se una donna partoriente viene ricoverata, come tutti fa il tampone per il ricovero, risulta positiva, quella signora lì è segnalata al Ministero come caso Covid. Ma non da noi, da tutte le regioni. Però, quindi l'abbiamo posto al Ministero questo problema, per far sì che poi loro prendessero delle disposizioni. Infatti è uscita sulla stampa una bozza di nota che sostanzialmente insomma ricalcava un po' quello che dicevamo noi, però questa nota non ha più avuto seguito, quindi noi stiamo continuando e continueremo se mai mettere dentro flusso tutti i pazienti. Solo per capire, cioè a voi dal Ministero non è mai arrivata la richiesta di dire scusate, ci indicate quei positivi morti per Covid e quei positivi morti per altre cause? È un soggetto con un tampone positivo che è deceduto. Questo chiede il Ministero, No, perché cioè, cambia completamente le carte sul tavolo. Anche lì sarà più, noi non abbiamo ancora questo dato, ma sarà il 30% di morti in meno per Covid.